molto interessante, è una situazione fisica molto interessante perché contiene molta fisica e perché circolano molti problemi legati a questo tipo di situazione. Quindi indaghiamo a fondo questa situazione. Concentriamoci per cominciare in quello che accade in un punto qualunque della circonferenza. Le forze agenti sul corpo sono due, la forza peso e la tensione del vincolo. Ci deve essere un vincolo che può essere rigido come un'asta metallica o non rigido come una corda. In ogni caso, questo vincolo applica una tensione sul corpo diretta radialmente verso il centro. Sappiamo che la somma di tutte le forze agenti, quando un moto è circolare, deve necessariamente avere una componente centrile, da cioè una forza diretta verso il centro. In questa situazione, avendo scomposto la forza peso in una componente radiale e in una componente tangenziale, vediamo che la forza centripeta è composta dalla somma del peso, della componente radiale del peso e della tensione del vincolo. Quindi, in generale, la forza centripeta, che corrisponde alla massa del corpo per la velocità che ha in quel punto della traiettoria, diviso il raggio della traiettoria circolare, deve sempre essere uguale alla somma della tensione, somma vettoriale tra la tensione del vincolo e la componente radiale del peso. Ci accorgiamo che oltre ad esserci una componente radiale c'è anche una componente tangenziale che è in senso opposto alla velocità, visto che il nostro corpo sta ruotando in senso orario. Quindi la velocità è tangente e la forza gli è opposta. Questo ci racconta che la velocità, salendo, diminuisce di valore. Quindi, come conseguenza, il punto in cui il corpo si trova ad avere la velocità più bassa è quello superiore, mentre, dato che durante la discesa la componente tangenziale del peso è nella stessa direzione della velocità, rallenta quando sale, accelera quando scende, e la velocità massima la vedo nel punto più basso. A questa velocità corrisponderà anche la tensione massima, perché la tensione del vincolo cambia di valore. Cambia di valore perché guardiamo cosa accade nel punto più alto: c'è il peso e c'è la tensione del filo, ma la loro somma è la forza centripeta, che è legata alla velocità. Dato che la velocità nel punto più alto ha il valore più basso, quindi la forza centripeta deve essere di piccolo valore. Deve essere di piccolo valore la tensione del vincolo, dato che l'intera forza peso in questa posizione è già radiale, radiale centripeta. Quindi la tensione in questo punto è piccola. Man mano che il corpo scende, la tensione aumenta. Guardiamo cosa accade nel punto medio. Il peso non ha alcuna componente radiale perché è perpendicolare al raggio. Quindi è la sola tensione del vincolo a esercitare la forza centripeta in questo punto. E essendo cresciuta la velocità, deve essere necessariamente maggiore che nel punto più alto la tensione. Nel punto più basso, addirittura, la forza peso è interamente radiale, ma in direzione opposta, non centripeta, centrifuga, verso l'esterno. Quindi la tensione deve essere molto grande del filo, perché sottratta dalla forza peso deve consentire la massima velocità che il corpo ha nel punto più basso. Il fatto che la velocità cambi durante il moto circolare, lo si può vedere con gli occhi, giocando. Dovreste potervi rendere conto che la velocità è bassa nella parte alta, mentre è alta nella parte bassa. Quindi una velocità che cresce scendendo e diminuisce salendo. Il fatto poi che la tensione abbia valori diversi, possiamo renderlo evidente cambiando il vincolo. Invece che una corda, mettiamoci un elastico. L'elastico è più idoneo perché quando l'elastico è sottoposto ad una forza maggiore, e secondo noi la forza maggiore deve subirla nel punto più basso, l'elastico si allunga.
mentre si accorcia se la forza va a diminuire. Vediamo che cosa accade. Oddio, ma siamo attrezzati. Guardate come è evidente che il filo è più lungo nella parte bassa e molto più corto nella parte alta. Andiamo avanti. Poniamoci questa domanda. Vogliamo che il corpo compia un giro completo, cioè la faccia a fare il giro. Quale velocità deve avere nel punto più basso? Beh, attenzione, le situazioni sono due e hanno una soluzione diversa. Se il vincolo è rigido, come la presenza di un'asta metallica, oppure se il corpo è incernierato dentro un cerchio di metallo, come una perla sul suo filo, o ancora se come un carrello che viaggi su una rotaia interna come il carrello di un autovolante. In quel caso la velocità che il corpo deve avere al minimo nel punto più alto per ripetere il giro è la velocità nel punto più alto può essere zero. Naturalmente zero è il valore limite, per ogni valore superiore il corpo il giro completo lo fa, perché partendo da qui, da fermo, sappiamo che conservandosi l'energia, quella che è all'inizio energia potenziale diventa energia cinetica per ritrasformarsi in energia potenziale, e se non ci sono dispersioni il corpo torna al punto di partenza e quindi ripete continuamente il giro. Sottolineiamo per ogni valore della velocità che sia superiore al valore limite. Il valore limite allora che abbiamo individuato essere zero per la velocità su, gli indici indicano su e giù, la velocità su zero implica che possiamo trovare il valore della velocità giù in questo modo. Per la conservazione dell'energia, nel punto più basso il corpo si trova ad avere solo energia cinetica, nel punto più alto l'energia cinetica eventualmente residua più l'energia potenziale, avendo scelto questo livello come zero di energia potenziale, a questa altezza, a questo punto il corpo si trova ad un'altezza doppia del raggio, 2gr, quindi l'energia potenziale sarà uguale a 2mg per r, o mg per 2r. Avendo scelto la velocità su uguale a zero, questo termine si annulla, e quindi vediamo che la velocità giù deve valere radice di 4gr. Dunque, abbiamo risolto questo primo problema. Perché il corpo possa fare l'intero giro, il punto più basso deve avere una velocità almeno pari a radice di 4gr. Per tutti i valori superiori il corpo tranquillamente farà il giro. Torniamo alla corda, un vincolo non rigido. Che cosa accade? C'è un problema. Dobbiamo notare una cosa. Se la velocità è zero nel punto più alto, quando la velocità è zero deve essere zero la forza centripeta, quindi la somma delle forze radiali deve essere nulla. Significa che verso il basso c'è la forza peso, perché la somma sia nulla, allora la tensione stavolta deve essere in direzione opposta. Immaginate l'asta rigida, il corpo che nel punto più alto è praticamente fermo, se è fermo pesa, applica il proprio peso sull'asta e l'asta come reazione vincolare risponde con una forza uguale e contraria in direzione opposta. Allora attenzione, se in questo punto la tensione è centripeta e sappiamo che salendo va diminuendo la tensione e in questo punto la troviamo centrifuga, allora vorrà dire che c'è stato un punto in cui c'è stata l'inversione, cioè un punto in cui la tensione valeva zero. La tensione del filo valeva zero. Ma se il filo non applica una forza sul corpo, perché vale zero questa forza, però il corpo che ha una velocità è sottoposto alla sola forza peso.
e quindi si comporterà di conseguenza, si comporterà come qualunque corpo lanciato in un campo gravitazionale, e sappiamo che un corpo lanciato in un campo gravitazionale percorre una traiettoria parabolica. Quindi da questo punto, da questo momento, il corpo non seguirà più la traiettoria circolare, ma ne seguirà una parabolica che cambia di apertura a secondo del valore della velocità. Anche questo possiamo vedere. Facciamo diminuire la velocità, cosa accade? Ecco che ad un certo punto il corpo, avete visto, abbandona la traiettoria circolare perché la sua velocità è troppo piccola. Troppo piccola, e quindi nel punto in cui la tensione della corda si annulla, il corpo poi cambia traiettoria, non segue più quella circolare. Ciò detto, vuol dire che il valore di velocità giù che abbiamo trovato prima è tale che la tensione si annulli in un punto che si trova al di sotto del punto di massima altezza. Quindi non seguirebbe più la traiettoria circolare, non potrebbe rifare il giro. Dobbiamo allora aumentarla questa velocità. Ma aumentarla di quanto? Ecco, in questo caso l'importante è che non che la velocità nel punto più alto valga zero come quando il vincolo era rigido, ma che nel punto più alto si annulli la tensione. Perché se il corpo si trova in questo punto, cerca di percorrere una parabola, ma essendo vincolato viene costretto alla traiettoria circolare, la tensione aumenta e poi tutto torna a posto, cioè il corpo continuerà a girare. Allora la condizione dinamica perché un corpo con un vincolo non rigido possa fare l'intero giro è che la tensione nel punto più alto valga zero. Ma che la tensione valga zero da questa condizione deve valere sempre, che significa? Significa che azzerando, valendo zero la tensione, la forza centripeta m quadro fratto r deve valere la componente radiale nel senso. Il peso in questo punto è del tutto radiale, quindi vorrà dire che l'uguaglianza diventa m velocità sua al quadrato fratto il raggio deve essere uguale al peso del corpo, cioè mg. Da qui tiriamo fuori che la velocità su deve valere radice di gr. Ma quanto deve valere la velocità nel punto più basso? La conservazione dell'energia vale ancora. Quindi se semplifichiamo, la massa un mezzo qui diventa 4 e quindi viene fuori che il quadrato della velocità giù deve valere gr, cioè la velocità su elevata al quadrato più 4gr, 5gr. Dunque la velocità nel punto più basso, perché il corpo possa fare, ripetere sicuramente il giro, che corrisponde alla condizione che nel punto più alto la tensione, che si annulli la tensione giusto nel punto più alto, la velocità giù deve valere radice di 5gr. Attenzione, perché i due problemi che abbiamo risolto contengono tutte le difficoltà che si possono incontrare in qualunque problema che sia legato al moto circolare verticale. Quello che è importantissimo ricordare è che la condizione di abbandono della traiettoria circolare sia quale, sia che la tensione del vincolo debba annullarsi. Quindi la forza centripeta in quel punto deve essere esattamente uguale alla componente.